Gesù ci parla del regno di Dio che è venuto a inaugurare. Il regno di Dio, ha detto Gesù, è in mezzo a voi, è Lui, è la sua presenza, è la sua grazia. E come viene questo regno? Come si pone, come si propone? C'è una grande folla che fa ressa per ascoltare, per toccare, per capire qualche cosa di questa venuta del Messia, che il popolo di Israele aspettava come un Messia potente, forte, guerriero, un nuovo Davide che vincesse tutte le battaglie. E Gesù si presenta come il seminatore con questa parabola, poi altre parabole con le quali parla e illustra in qualche modo i misteri del regno, in un modo un po' enigmatico. La parabola ha un linguaggio un po' enigmatico, ma che non, diciamo così, non divide come la scienza chi è più intelligente da chi è meno intelligente, divide chi, diciamo così, apre il cuore all'ascolto, alla fede e chi tiene chiuso il proprio cuore, perché la parabola ti stimola a meditare, a pregarci sopra, a domandare al Signore come faranno dopo gli apostoli, ad avvicinarsi, avvicinandosi a Gesù e chiedendo spiegazione. È una parola, come si dice oggi, che intriga e per la quale bisogna aumentare l'ascolto, la riflessione, il silenzio. E Gesù usa questa immagine, proprio la semina, il seminatore. Lui è il seminatore che viene non con la potenza del re guerriero, ma che viene con l'umiltà e la generosità del seminatore, che con un gesto largo butta il suo seme, con la fiducia, con la speranza che porterà frutto. Sa che non tutti i terreni sono buoni, ma appena trova una zolla di terra, lì il seme può produrre molto frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Allora ecco come viene Dio. Ha davanti la folla, si ritrae, sale sulla barca, perché deve raggiungere tutti, ma il suo parlare poi va a ciascuno, a bussare al cuore di ognuno. La sua parola raggiunge il cuore e ognuno ascolta in un modo diverso, ognuno è disposto in un modo diverso. La parola è qualcosa che parte dal cuore di Dio, dal cuore di Gesù e arriva al nostro cuore, però con umiltà, con delicatezza, bussa. Gesù dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, io entro e faccio festa con lui, perché la sua parola è vita, la sua parola è creatrice, la sua parola è luce, è potenza d'amore. Allora ecco, parla a tutti, ma si rivolge a ciascuno. E Dio sa, ognuno di noi, cosa porta nel cuore. Dio sa cosa c'è oggi nei nostri cuori, in quelli di ciascuno. E quella parola viene a confortare, viene a consolare, viene ad asciugare le lacrime, viene anche a scuotere magari, a chiedere di convertirsi, di fare un passo, di fare una scelta, però sempre con questa premura d'amore, con questa delicatezza, vorrei dire,
La parola non si impone, la parola ti sta davanti, ti interpella, ti attira, ti risveglia, ma chiede che tu agisca, che tu prenda una posizione, che tu apra il cuore. Questo perché Dio vuole l'amore, perché Dio viene per amore, non si impone, non vuole la risposta di schiavi, di servi. Dice: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, vi chiamo amici. Ecco allora che Dio viene con questa debolezza della parola. Pensate, la parola è più debole del rumore. Se c'è baccano, se c'è chiasso, come questi rovi che assediano il seme, lo soffocano. La parola è più debole delle voci, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni, delle nostre cose che ci martellano in testa e magari ci impediscono di ascoltare la parola. Come questo seme che è caduto vicino ai sassi, che si arroventano con il sole e bruciano il seme. Ecco, quindi il Signore viene così nella debolezza, nell'umiltà, ma questo è il suo stile, lo stile dell'amore, appunto, come dicevamo. E tutta la vita di Gesù è una parabola che apparentemente, diciamo così, viene nella debolezza, anche nell'insuccesso, ma proprio perché è pieno dell'amore di Dio, questo amore trionferà, trasformerà il male, estirperà il male e farà sì che regnerà il bene, l'amore. Per questo poi alla fine dice: chi ha orecchi ascolti, chi ha orecchi ascolti. È il primo dei comandamenti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Tu amerai, e questa è la promessa che Dio fa a chi ascolta la sua parola. Tu potrai amare, potrai vincere te stesso, le tue paure, le tue freddezze, la durezza del tuo cuore. Ascoltando la parola, tu potrai amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso.